Ed eccoci qui per un nuovo appuntamento di Fatti e Dintorni. Ancora una volta parliamo di politica e ahimè lo faremo per le prossime settimane fino al 5 giugno, poi ci sarà il ballottaggio, insomma, quindi abbiamo ancora un mese e mezzo, due di politica attiva. Con noi oggi un altro candidato a sindaco, comunque l'abbiamo conosciuto già in qualche puntata dello scorso mese, Giuseppe D'Elia. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, dai telespettatori, a lei soprattutto. D'Elia, insomma, una situazione abbastanza bella, intensa, piena di novità, insomma, no? Anche queste liste già preannunciate, alcuni hanno già dato i nomi, insomma, un po' di situazioni nuove si sono venute a creare nelle ultime settimane. Però dicevamo adesso fuori onda che alla fine lei, tra tutti i candidati che ha sentito, nessuno ha parlato in maniera concreta di che cosa vuole realmente fare per questa città. Facendo un attimo un passaggio veloce sui candidati, poi magari arriviamo a lei. Assolutamente sì, perché in questi mesi nella città altro non si è fatto. I candidati, ipotetico, chi poteva essere candidato con l'uno o con l'altro, io mi candido con Gerardo, con Tozzi, con Cecilia, eccetera, eccetera, per dirne alcuni. Ma nella realtà oggettiva, nella quotidianità di quelle che erano le problematiche vere della quotidianità della gente, effettivamente non si è ascoltato, sentito assolutamente nulla, se non in astratto di qualcosa che poi nella realtà oggettiva, per quello che è la situazione finanziaria e non della città, è. Probabilmente io ritengo che velatamente o occultamente vi siano degli interessi che altri non vogliono dire, perché la realtà vera di questi candidati, miei antagonisti sino a ad oggi di questa città, probabilmente hanno degli interessi specifici che nulla hanno a che vedere con la quotidianità, perché sennò da qualche mese a questa parte avrebbero parlato dei Dei problemi programmi reali. e dei reali. Lei diceva, no, i miei antagonisti fino ad oggi, quindi c'è qualche novità rispetto alla sua posizione? Finora l'abbiamo conosciuto come candidato sindaco, anche sotto pancia come candidato sindaco. C'è qualche novità che ci vuole La anticipare? novità in assoluta che la do a lei per essere grato per l'ospitalità concessami è dal fatto che io da questo momento annuncio alla città, e quindi ancora a lei prima, il mio defilamento da questa competizione elettorale, constatato lo scenario che si è prospettato in questa città, poiché io ritengo che se questi sono i candidati sindaci e consiglieri, io ritengo che questa città sia sull'onda lunga del vecchio scioglimento, del vecchio consiglio comunale, quindi io ritengo che bene farebbe la procura, la prefettura e il ministro degli interni probabilmente sciogliere un'altra volta questo consiglio comunale che è di là ad avvenire, perché l'80%, se non forse di più, dei vecchi candidati, consiglieri, dei ex consiglieri o consigliori, assessori o quant'altro, sono nelle liste dappertutto, con Motta, con Tozzi, con Inverso, con Francese, eccetera. Io non mi ci ritrovo, non tengo interesse. Io devo chiedere scusa ai miei 29 collaboratori che erano con me per presentare una lista e qualcos'altro. Sono mortificato nei loro confronti. Però Che cos'è che le ha fatto cambiare idea all'ultimo secondo? C'è stato, non so, un qualcosa, no? La famosa la goccia che goccia mi ha di fatto, Seneca. guardi, lei ha colto nel segno. All'indomani dello scioglimento del Consiglio Comunale, ma credo che lei fa il giornalismo ed è molto attenta a ciò che avviene nella città e non solo di Battivaglia. Altro non si sentiva in ogni angolo di strada, i cittadini, dico tutti, imprenditori, professionisti o gente comune, accusare i vecchi amministratori come ladri, farabutti, disonesti, perché all'indomani del marchio infamante di città di Camorra si collocava questa città o i vecchi amministratori come personaggi da. Oggi io mi ritrovo con questi alla corte di questi personaggi tutta una città. Allora io dico che il popolo di Battivaglia non ha ancora ben compreso la vera realtà della città.
Io non mi ci vorrei ritrovare all'indomani delle elezioni, eventualmente anche io imbegamato in questo marasma, non mi ci rivedo, io volevo altro per la mia città. E avrei voluto, e dissi anche in un passaggio, che avrei voluto una cosa, che i vecchi amministratori non si sarebbe dovuto candidare nessuno, e la mia generazione, quella dopo di me, perché la verità oggettiva è questa, che la mia generazione in questa città politicamente ha fallito. Quindi per ottenere un ricambio generazionale, oltre che culturale e amministrativo, probabilmente sarebbe stato corretto e giusto che, se questo non è stato, allora preferisco, io non mi interessa fare il consigliere comunale come molti pensavano o pensano. Dice, vabbè, ma adesso stai presentando la lista, due liste, perché vuoi fare il consigliere comunale, non tengo nessun interesse da difendere. Se volevo fare il consigliere comunale, io il consigliere comunale lo faccio tutti i giorni tra la gente, perché viva Dio, forse un po' di conoscenza amministrativa ce l'ho e quindi posso fare il consigliere comunale in mezzo alla gente. E se potesse dare un consiglio a ciascuno dei candidati, che ne so, per esempio alla francese, andiamo per ordine così nessuno ci resta male. Ma, partiamo con un consiglio alla francese, a Cecilia Francese, guardi, che cos'è che le contesta? No, guardi, io lo dico con molta... Cecilia è una mia... le voglio un bene dell'anima, è una carissima amica, una persona per bene. Io mi sarei aspettato, dopo ho visto una cosa, cioè, cara Cecilia, ha imbarcato con te non il vecchio di questa passata legislatura, ma il vecchiume della passata ancora oltre. Quindi di innovazione vera, di innovativo, di nuovi ragazzi, giovani. Anche tu, come Motta, come Tozzi, come Inverso, sei uguale agli altri, null'altro. Ok, a Tozzi? A Tozzi, ma guardi, io non è il fatto di nei confronti della persona in quanto tale. Io contesto. Chiaro, è chiaro, qui stiamo parlando contesto, della figura di candidato. Io contesto Tozzi, Gerardo Motta, cioè anche perché, guardi, dottoressa, lei sta vivendo, e perché l'ha detto nella prefazione, state vivendo tutti i giorni di politica attiva nella quotidianità. Sì. La mia domanda è, mi scusi, ma perché il Consiglio Comunale passato è stato sciolto? La responsabilità era solo di Santo Mauro? No, perché sennò avrebbero dovuto far decadere Santo Mauro e i suoi. Lo scioglimento è avvenuto per una responsabilità oggettiva e indiretta di maggioranza e opposizione. Quindi per quanto mi riguarda, io ritengo che... Quindi te sono Tozzi presidente del Consiglio? Assolutamente, ma assolutamente sì. Chi c'è? Ciotti? Allora... Delia, io la conosco come uno senza peli sulla lingua. Guardi, quindi... le dico una cosa. Le dico no, ma assolutamente, ma il problema, guardate, assolutamente, ma è altrettanto, ma io sono amico con tutti. Caro Pierino, quando si dà una parola... la si mantiene. Quindi gli voglio un bene dell'animo, godo dell'onore e del piacere di avere i suoi figli cari amici miei. Avevi fatto una scelta che io contestavo con l'anaro. All'indomani, tuo malgrado, io non ero stato invitato, non ho partecipato alle primarie. Perse, si mantiene la parola. Quindi credo che avrebbe difficoltà con la gente, con questa gente di Battivaglia, a entrare nelle cose. Quindi il discorso. Vincenzo Inverso? Vincenzo Inverso, no, la prego. La prego, di Vincenzo Inverso sono il responsabile della sua politica, perché tenga presente che nel 2002 una notte non volevano farlo candidare, io imposi la sua candidatura con l'UDC, perché la presentazione delle liste dell'UDC nel 2002 con Alfredo Liguori, ero io segretario di Democrazia Europea, colui che era un suo fraterno amico non lo voleva, io lo imposi, Vincenzo Inverso, ma voglio dire la politica di Vincenzo Inverso, dopo ciò che ha combinato insieme a Santo Mauro nella STU, Società Trasformazione Urbana, penso che ne abbiamo avuto già d'onde, voglio dire... Penso che ha ricevuto nelle sue tasche
con le tasse dei cittadini di Battipaglia già troppo, penso che ben farebbe, anche perché è stato il deus ex machine di ciò che è avvenuto con Santo Mauro tra il PD, UDC, eccetera. Quindi per la, Dio ce ne scambi in questa città. Gerardo Motta. Gerardo Motta. Allora, Gerardo Motta. Io in un passato mio comizio dissi imprenditorialmente chapeau, anche se ultimamente non so che ha delle difficoltà, io forse ne ho avute moltissime più di lui. Il problema di Gerardo Motta, io gliel'ho detto anche su un mio comizio, Gerardo, anche se ultimamente ha stravolto completamente il suo modus operandi, perché non è caratterialmente il suo modo d'essere, Gerardo Motta, io dico che politicamente in questa città è il responsabile, tra virgolette, degli ultimi 20 anni della politica, con Alfredo Liguori, con Gennaro Barlotti, ma anche ultimamente. E beh, si è imbarcato un po' di gente, dove lui ha accusato, sono parole sue, nel Consiglio Comunale, io dai carabinieri, dalla procura, dai perché l'amministrazione Santo Mauro si manteneva su, tra virgolette, metodo camorristico. Vedo che sono tutti quanti con lui ultimamente, quindi c'è qualcosa che non mi torna. Allora perciò dico, lo dico al prefetto, lo dico alla procura, c'è qualcosa che non mi... Come fa la procura, come fa Rosi Bindi a avere in questa città l'80-90%, se non per dire oltre, gli stessi candidati che erano nella passata amministrazione? Qual è la ragione che Battipaglia, questa città, deve subire non solo angherie, ma l'oppressione di la mancanza di politica e di bene per questa città? Questa città ha bisogno di altro, avrebbe bisogno di pacificazione, io vorrei per la pacificazione sociale, ma certamente chiunque sarà, se dovesse essere Gerardo Motta all'indomani ci saranno quelli che accuseranno Gerardo Motta, se sarà Tozzi Gerardo Motta in consiglio rifarà la stessa cosa, questa città ha bisogno d'altro. Io ritengo che il passato consiglio avrebbe dovuto, e bene farebbe il prefetto, bene Rosi Bindi, se questi candidati, e dico tutti, starebbero a casa per almeno una legislatura, e lei me lo insegna, che c'è un precedente in Calabria, sciolto per camorra, per il primo quinquennio, chiunque è stato sciolto per camorra, per il, perché la responsabilità non è solo maggioranza, ma anche dell'opposizione. Maggioranza e opposizione. Che ti voglio dire, assolutamente. E poi c'è Lanaro. Guardi, negli ultimi tempi di Lanaro si è detto di più e l'incontrario di tutto e di più. Io dissi in un pubblico comizio, mi dicono, io non lo conosco, guardi signorina, sinceramente. Beh, un consiglio le vorrei dare, così. Non vorrei entrare nello specifico perché dovrei entrare nel personale e non voglio farlo. Probabilmente può rendere un buon servizio alla città, visto che lui ha una clinica veterinaria, visto che la città è infestata, compreso tutti i marciapiedi di questa città, da feci di cani. Ecco, forse probabilmente vorrei chiedergli soltanto un buon servizio alla città, affinché i suoi pazienti, tra virgolette, con proprietari di cani, per non entrare nel discorso politico, non ci voglio entrare. Vabbè. Via. Vabbè, insomma, la prendiamo come chiaramente una battuta, perché credo che questo ovviamente... È chiaro, voglio dire, assolutamente... Credo, ma io credo, dopo averlo ascoltato, per quello che è stato, perché guardate, sapete che cosa mi ha colpito di Lanaro? L'entusiasmo? Originariamente sì. Negli ultimi tempi invece è uscito fuori qualcosa che non era fino ad oggi, e qua a molti probabilmente è sfuggito. Quanto si è scagliato nei confronti di Ciotti e nei confronti di Odati. Allora c'è qualcosa che non mi torna. Se il modus di un pensante di una persona, allora lei ha detto poco fa, signor Delia, lei è una persona che dice pane a pane e vino a vino, bene, se il suo modus pacato, sereno, tranquillo era, perché nel momento in cui Pierino Ciotti è andato via, nel momento in cui Nicola Oddati
traballato, si è sentito. Beh, voglio dire, chi aveva imbarcato con lui, allora voglio dire ai restanti del PD che stanno con Lanaro, signori, Perché gli altri con chi stanno? beh, le voci da quelli che la trasfugazione tra una parte all'altra non stanno certamente con me, perché voglio dire, con me questi soggetti, questi personaggi non potrebbero essere. Quindi, caro Enrico, personaggi del PD, allora, cari membri del PD passato con Santomaro, che state con Lanaro, che state con Motta, siete responsabili dello sfacelo, dello sfascio di questa città. Non l'ho creata io, non l'ha creato lei, dottoressa. L'ha creato chi ha amministrato questa città, direttamente o indirettamente, che se ne possa voler dire. Allora io ecco la ragione perché io, benedetto Dio, sono incavolato non solo con loro, sono incavolato con la procura. Sono incavolato con il ministro degli interni, sono incavolato con il prefetto, perché questi signori sono il male. Ma bate, si badi bene, una cosa però non si vuole tenere presente. Sapete perché io accuso Tozzi, Francese, Perché? Gerardo Motta, Ciotti, Lanà, perché avevo invitato tutti a prendere posizione su una cosa. Al vero e assoluto cancro della città, perché il cancro della città sta sulla casa comunale. Di prendersi la responsabilità e dire i dirigenti, perché il problema, dottoressa, quando si fa una delibera non la fa il politico. L'indirizzo è politico, ma la responsabilità vera è del dirigente. Quindi tutti gli atti propedeutici a un'amministrazione passata era sottoscritta e controfirmata da dirigenti. La complicità, tra virgolette, di uno scioglimento era anche dei dirigenti, anche dei funzionari. Nessuno di questi candidati ha avuto il coraggio di dire devono andarsene a casa. Perché la verità, signore, che no, bisogna, qua si parla, sapete una cosa? Se noi andiamo a guardare nelle liste di questi signori, ci sono funzionari che hanno parenti o imprenditori, figli o nipoti nelle liste. Probabilmente qualche imprenditore che ha dei problemi urbanistici da sanare ha messo qualche figlio nelle liste. E allora se questo è il Vabbè, staremo a metodo. vedere, no, E Delia, noi allora io. comunque siamo presenti, quindi se poi dovessero esserci delle cose strane che notiamo, chiaramente noi lo riporteremo alla cittadinanza. Quindi, insomma, una campagna elettorale che lei vedrà affacciato alla finestra. Probabilmente, certamente, probabilmente O partirò magari in anche. questi 15 giorni può accadere qualcosa, 15, no, 5 maggio, Sono altri 10 giorni. potrebbe ancora accadere qualcosa, Ma chissà. non credo. Io mi auguro, sa che cosa? Che Cosa? giunga un decreto dal mine, dalla. Ecco qua, Beh, e blocca sì. tutto. Sa una cosa? Ah, quello di non far candidare. Ah, Bravo, ok, quel decreto lì, credo che assolutamente. imposto. Credo che sarebbe per la città di Battivaglia, dottoressa, ma non per Giuseppe D'Elia, per la città. Sarebbe un toccasano, perché significherebbe prendere dei giovani, perché in questa città di giovani menti intelligenti, menti per bene, ci sono tanti giovani che potrebbero dare il loro contributo vero, reale, oggettivo. Se questi signori, la signora Bindi, se il signorino Alfano, il prefetto di Salerno, il mio, tra virgolette, tutti dicono tu ce l'hai a morte con Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, per me il maggior responsabile di tutto, maggior responsabile di tutto, avessero un po' di dignità, questo consiglio comunale non farebbero candidare nessuno. E va bene, allora la notizia l'abbiamo data, insomma, in anteprima su The TV, Delia lascia campo libero agli avversari che possono tirare un sospiro di sollievo, perché senza Delia Buon per sarà loro! più semplice magari vincere le elezioni, chissà, nessuno lo potrà mai sapere del resto. E tra l'altro colgo, prima di dare in pubblicità e avere il nostro prossimo ospite, colgo anche l'occasione per dire che, insomma, una tiratina d'orecchie ai candidati la faremo anche venerdì sera, perché ci riuniremo qui con i colleghi giornalisti, tra cui Francesco Piccolo e Marco Di Bello, e ci faremo una bella chiacchierata
su tutti quanti questi candidati. Insomma, sappiamo che i giornalisti quando si mettono insieme tanto buoni non sono, però. Guardi, le posso dire una cosa. Io, e questo mi dà l'occasione e le sono infinitamente grato. Il giornalista è giusto che dia la notizia sempre e comunque, in positivo o in negativo. Però non dovrebbero mai dimenticare una cosa, che le notizie in quanto tale vanno, ma il ricamo di una città, perché a monte c'è una società, c'è una città che ha bisogno di essere veramente guardato con la benevolenza, anche da, perché il giornalista comunque vive nella città. La sua città non è solo mia, è anche sua, è anche di Marco Certo, e di Francesco, con certo, cui voglio dire ho un rapporto stupendo, ragazzi, per l'amor di Dio. Però il problema è questo. Questa città, anche da parte dei media, avrebbe bisogno di più benevolenza e più amore. cominciamo a volerci bene noi, no? E E beh, poi questo non. assolutamente. Guardi, non a caso, vedi, come vede, oggi sono stato molto tranquillo, Eh sì, molto insomma, lei è stato pacato. carino, sì. Non Oddio, siamo stati abbastanza precisi e puntuali, però spero insomma, di esserlo stato abbastanza. vabbè. Spero di Allora, esserlo noi stato. ringraziamo ovviamente Giuseppe Deria, magari ci rincontriamo, visto che da esterno potrà dire quello che vuole, quindi. Guardi, ma io che probabilmente qualche manifestazione pubblica come cittadino, sicuramente, Ecco. probabilmente, sicuramente sì. E magari insomma ci vediamo per dire un po' di tutti, no? Vabbè, Come abbiamo fatto oggi. Abbiamo lasciato Cerzosimo perché non sono riuscita a intervistarlo, l'abbiamo invitato, ma non l'abbiamo visto, quindi non parlo di chi non conosco e poi vediamo insomma un po' di io dare. auguro solo una cosa. L'augurio non lo faccio ai candidati. Io l'augurio invece lo faccio alla Ai mia città, battipagliesi, certo. ai miei concittadini, ai battipagliesi, che abbiano veramente, possano ritrovare quella serenità, il senso di appartenenza a questa città che purtroppo negli ultimi anni si è persa. Giuseppe Delia, ci ritroveremo presto, rimanete con noi perché abbiamo ancora un altro ospite che è Paolo Rocca Comite Mascambruno, vediamo che cosa ci racconta, se magari anche lui oggi abbiamo fatto, chissà. A Io le sono infinitamente grato per l'ospitalità concessami e le auguro buon lavoro. tra poco, vi aspettiamo. Ed eccoci ancora insieme, come promesso abbiamo un altro ospite, ovviamente sempre legato alla politica, insomma fatevene una ragione, il nostro Paolo Rocca Comite Mascambruno, l'ho detto Buonasera, bene? Stata perfetto. brava, ok. Di solito Mascambruno dicono. Sì, ne hanno detto anche Rocca Comite, però insomma, Vabbè, è insomma, intero, è ce Rocca n'è Comite per tutti i Mascambruno. gusti, insomma non si può sbagliare. Mi dà questa notizia anche lei? No, perché Assolutamente no, no, assolutamente no. non esiste, Sarebbe quindi. troppo bello e poi ho già avuto uno scoop, penso che basti per Basti per questa sera. No, vabbè, magari puntata. ce ne può dare un altro, non so, in questi giorni si è parlato Vabbè, dipende molto. dalle sue domande. Ecco, si è parlato molto di lei in questi giorni, perché ormai, bene o male, sono abbastanza definiti i ruoli, i candidati, insomma, chi c'è, chi non c'è, insomma, anche se ci sono ancora delle peregrinazioni da una coalizione a un'altra, da un candidato a un altro, però, insomma, Mascambruno è rimasto lì. Inizialmente si è parlato di un incontro con Cecilia Francese. A un certo punto si è Certo. pensato che partisse questa coalizione, questo incontro, questa cosa, sodalizio, chiamiamolo così, e quindi potesse sostenerla. Ma c'è stato addirittura un mio comunicato preventivo rispetto alla conferenza stampa nel quale veniva specificato che Cecilia mi aveva chiamato, lo aveva fatto forse a seguito di un mio post su Facebook in merito a questo suo programma etico rimarcato con l'avanzamento di questa commissione che dovesse governare sull'operato del sindaco, dei consiglieri e rappresentare uno sportello per i cittadini. Come ho anche dichiarato nella conferenza stampa, io non sono d'accordo nella completa utilità dello strumento, nel senso che lo reputo ridondante rispetto a quelli che sono i compiti istituzionali del sindaco, dei consiglieri, del segretario comunale, in tutto e per tutto deputati rispetto delle Certo. regole e al controllo delle stesse. È pur vero, e questa è una cosa che ho ripetuto ormai negli ultimi mesi quotidianamente, che l'immagine di Battipaglia
è molto, molto ribassata rispetto alle usuali aspettative di una cittadina grande come la nostra. E quindi tutto ciò che può contribuire a rilanciare l'immagine di Battipaglia, che può contribuire ad affermare con forza la nostra voglia di legalità, in opposizione a quella che è stata la nostra brutta nomea, insomma, di paese, addirittura diceva la Bindi la scorsa settimana, dei 10 comuni sotto osservazione per infiltrazione camorristica. Dicevo, tutto quello che può contribuire a cancellare quest'onda, l'ho definita proprio così, ben venga. Ed è il motivo per il quale ho risposto positivamente all'invito di Cecilia Francese, sposando la sua iniziativa e dichiarandomi disponibile nel caso di elezione del sottoscritto, così come ha fatto lei, attuare questo tipo di strumento ulteriore che lei aveva proposto. Quindi è caduta nel vuoto questa, diciamo, questa, Ma questo gossip. diciamo che questo è il periodo, come dice lei, delle alleanze strategiche e dei cambi di casacca, quindi è normale anche Sì, da però si parte è degli parlato di stessi Nasi, si è parlato candidati. di un altro candidato, eh. Dopo la Francese si è parlato di Motta. Si è Ho detto, incontrato insomma. anche Motta e non è Ah, un segreto ecco. che io l'abbia fatto. Potrei farle la lista di tutti i candidati, perché in realtà Vabbè. l'unica persona che non ho incontrato con una, diciamo, una conversazione molto ricca è stato proprio il candidato che è appena uscito, col quale ci siamo incontrati in piazza per un caffè, per un Vabbè, ma saluto, per gli devi, auguri per insomma, c'è il l'incidente. racconto, Insomma, voglio dire, fatto però nell'ordine credo di averli incontrati veramente tutti. tutti. Almeno quelli che hanno ufficializzato la campagna. Le dicevo prima, dietro le quinte, che c'è addirittura qualche altra candidatura che si paventa ad andare Infatti ad mi ha detto, alimentare. vediamo, vediamo. Da un lato, certo, è sinonimo di democrazia, no? Il fatto che ci sono tanti candidati. Dall'altro è dispersione sicuramente di voti, di unità, insomma, di Guardi, sintesi, no? democrazia e rispetto per tutti coloro che intendono mettersi in campo, ed è il motivo che Appunto. poi mi porta a incontrare tutti gli altri No, candidati. la vedo difficile quando dovrò fare il confronto finale con tutti i candidati, saranno 12, Se le dovremo per forza posso prenderci uno dare un spazio. Sì, mi presta consiglio, mi uno permetto di studio. evidenziare la necessità di mettere in piedi un confronto che ad oggi, non le nascondo, non è stato ancora possibile realizzare. Un confronto sul programma, ma inteso come cose che si vogliono fare, e le hanno dette un po' tutti. Il modo nel quale si vuole raggiungere l'obiettivo, i tempi, i costi, e qualcuno l'ha accennato, sentivo nella tua trasmissione qualche giorno fa, Inverso, che puntava l'attenzione su questo, le competenze. Io Sì, credo che non sicuramente si sono possa importanti. assolutamente prescindere da questi elementi. E oggi i candidati, invece, al contrario, come Scamone, ma lei legge. crede ancora che i cittadini battipagliesi in fondo ci credano? Guardi, è il motivo Cioè che della mia vogliano candidatura. Io sentire? credo che la mia candidatura serva principalmente a questo. Io sono totalmente nuovo alla politica e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Sono stati attaccati un po' tutti, almeno su questo aspetto non mi ha attaccato nessuno. Qualcuno sui Meno male. social mi ha attaccato per il cognome lungo, e E vabbè, vabbè, è così, insomma, no? voglio Ce ne faranno una dire. ragione anche Però, loro. ripeto, almeno dal punto di vista della partecipazione politica preventiva, delle iscrizioni a partiti, delle militanze attive, della partecipazione alle vecchie amministrazioni, credo che su di me non ci sia davvero nulla da dire. E questo aspetto poi alla fine dovrebbe rappresentare quella voglia dei battipagliesi, che io ritengo siano numerosi, a essere, diciamo, contrari alle demotivazioni. Perché Quindi, oggi insomma, quello che c'è è una reagire. demotivazione galoppante, Quindi. tanto vincerà il vecchio. Tanto non cambierà nulla, sono 40 anni che a Battipaglia governano i costruttori, gli imprenditori, gli interessi solo i loro. È vero, ma quegli imprenditori, quei costruttori, per nepotismo, per convenienza, ce li abbiamo mandati noi, anche io ho votato a Battipaglia. E io credo che per continuare ad avere il diritto di lamentarsi, almeno questa volta, dovremmo trovare il coraggio di impegnarmi, e questa è la motivazione della mia candidatura. È la motivazione dell'ultimo posto odierno, cioè proprio io, poche ore fa, nella giornata di ieri, io ho ripetuto alla popolazione la mia disponibilità addirittura a far fare un passo indietro a elementi della mia lista pur di far entrare qualcun altro che E invece? volesse. E siamo in attesa, vedremo.
Le mie persone ci sono disponibili a mettersi in gioco, lo fanno come cortesia personale al sottoscritto, lo fanno perché ci credono, lo fanno perché sono impavidi, coraggiosi o semplicemente incoscienti. Queste sono le caratteristiche che ci vogliono. Però, qualora ci fossero persone interessate, ecco, noi nella giornata di ieri si è parlato su tutti i quotidiani di ricerca telefonica, di marketing telefonico dei candidati. Beh, io penso che tutti i sistemi possono essere utili, per carità. Il problema poi è il confronto, i tempi per il Certo, assolutamente. confronto. Allora, è possibile inserire un candidato in lista semplicemente perché abbia voglia di farlo, ma almeno una chiacchierata esplorativa, un minimo del passato di questa persona andrebbe fatto. Poi, se questa persona effettivamente alla prima Lei lo ha occhiata... fatto con tutti i suoi candidati. Non ho capito, chiedo Lei lo scusa. ha fatto con tutti i suoi candidati, cioè ha chiacchierato, ha verificato, ha... Allora, diciamo che con i miei candidati sono cresciuto, perché poi Battipaglia Viva è nata come movimento alla fine del 2014 come gruppo di amici, ma non aveva questo nome, non aveva questa mission. Esattamente un anno fa, quindi sono stato un po' premonitore di quella che sarebbe stata la data delle elezioni, quindi a giugno del 2015 Battipaglia Viva ha avuto una pagina Facebook pubblica dove si è cominciato a parlare non dei problemi di Battipaglia, ma delle possibili soluzioni del modo per realizzarlo. E qualcosa in campo l'abbiamo fatto, abbiamo raccolto imprenditori che hanno parlato con giovani, hanno avviato delle giovani start-up, abbiamo organizzato convegni a margine dei quali poi questi accordi sono stati fatti. Questo è il nostro modo di lavorare, proporre, e questo lo fanno tutti, andando avanti, producendo contatto e realtà tangibile. Non siamo cacciatori di voti o di PR della politica. Siamo cacciatori di azioni, di persone che tramite le proprie azioni possono essere esempio per tutti quanti. Tra tutti i candidati che ha incontrato, ce n'è uno in particolare che l'ha messo in difficoltà, nel senso che per un attimo pensava di poter appoggiare il suo programma? Cioè, ce n'è qualcuno in particolare che, insomma, ci ha riflettuto un attimo prima di dire Guardi, più di no? uno, non lo nascondo che più di uno, e d'altronde quanto qualche minuto fa io l'ho detto che ho grande rispetto per tutti i candidati, intendevo dire proprio questo. Per caratteristiche differenti, mi parlava di Motta. Motta è un imprenditore, io lavoro con gli imprenditori, sono un manager temporaneo oltre a lavorare all'università. Per me è facile riconoscersi una persona che utilizza lo stesso linguaggio, che ha gli stessi obiettivi, che lavora sui grandi numeri e finalizzando a una temporizzazione, quindi una programmazione specifica dell'azione che si vuole fare. Però Cecilia Francesi, ad esempio, è una persona che nasce dalla civicità, con tutti i limiti e i difetti che ciò comporta. Enzo Inverso è una persona che innanzitutto è giovane. È molto giovane, forse con me uno dei più giovani candidati che ci sono. È una persona che ha avuto esperienza politica, che non ha avuto difficoltà a rimettersi in gioco. Lanaro l'ho incontrato tempo fa, sia presso la sua clinica, ho partecipato ai convegni che lui ha organizzato, ed è una persona di indubbie capacità umana, e anche egli, come Motta, rappresenta quella formazione imprenditoriale che viene poi avvicinata alla destra. Ecco, le vicinanze è che in questi ultimi giorni Enrico Lanaro potrebbe aver pagato come comunicazione. Quindi ho dimenticato sicuramente qualcuno. I 5 Stelle li ho Vabbè, i 5 incontrati Stelle ancora tutti. dobbiamo capire bene se ce la fanno oppure Ma no per io penso che i entrare. 5 Stelle stiano pagando un po' diciamo, lo scenario nazionale. E io ho avuto modo di conoscerli, di parlarli e di rispettarli. Non ho problemi a dire che gran parte dei punti del mio programma sono condivisi con loro. Addirittura c'è stato un periodo elettorale nel quale noi abbiamo collaborato attivamente e sono stati gli unici, non ho problemi a dirlo, che hanno messo mano con me ad alcuni punti del programma e, insomma, voglio dire, hanno fornito anche un approccio costruttivo, contrariamente a quello che si pensa dei 5 Stelle. Purtroppo al momento non c'è ufficializzazione della lista Ancora e no. qualora ci fosse saremmo, io dico sempre, competitori, mai avversari o nemici. Certo, è chiaro, in questo caso sì. Quindi io ritengo che effettivamente le caratteristiche dei candidati oggi in campo siano lodevoli. Qual è il problema? Perché Paolo Rocca Commiti Mascambruno poi non approda alla corte di un candidato, visto che è la domanda che lei mi ha fatto. Perché è un visionario,
perché è un kamikaze da certi punti di vista, perché è spericolato e soprattutto perché ha un termine che vorrebbe lo distinguesse da tutti gli altri candidati oggi: la coerenza. È l'unico termine, io non Coerenza posso con il suo vendermi a. percorso di vita o coerenza Guarda, con gli io ultimi 2 anni, non insomma. posso vendermi esperienza pregressa politica perché direi bugie, né esperienza imprenditoriale per la quale i cittadini mi conoscono poco. Cioè, Certo. mettere all'interno di un curriculum ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, può creare difficoltà anche per un'assunzione. Figuriamoci, voglio dire, per un incarico conferito da Assolutamente sì. 31.000 votanti circa, questi sono stati i numeri dell'ultima tornata elettorale. Dicevo coerenza. A inizio campagna ho dichiarato che Battipaglia Viva era un percorso civico che fungeva da aggregante per tutti coloro che a Battipaglia volessero costruire un'alternativa non fatta di urla ed insulti nei confronti degli altri candidati, ma di costruzione. Ecco, a distanza di un anno ormai, perché manca poco meno di un anno a questo tipo di ufficializzazione, io perderei. L'unica cosa che ho davvero da vendere a questa città, oltre alla mia professionalità, che è la coerenza. Ed è il motivo per il quale Battipaglia Viva è un movimento che nasce e vive da solo, sarà disposto a collaborare con chiunque, qualora Battipaglia non mi volesse indicare come suo sindaco, andrà a governare o a opporsi a questa città, nell'ottica, insomma, delle competenze che noi abbiamo sempre garantito essere presenti all'interno della nostra lista. Allora, il percorso adesso sarà abbastanza lungo, nel senso che, o meglio, entriamo nel pieno della campagna elettorale, c'è cioè la presentazione delle liste il 7 maggio, il 6 e il 7 maggio. Presenterà quante Una liste? lista. La Sì, sua lista, già è completa, quindi già, è insomma, anche già se ancora completa, ma come le aperta. dicevo, Sì, c'è la me l'ha possibilità di spiegato. poterla modulare Ancora. se ci fossero delle realtà civiche, al di là dei singoli cittadini, che volessero sposare. Sono persone che ho già conosciuto, quindi non sono persone che chiamerei adesso. Posso parlare di tutte le associazioni battipagliesi, qualcuna l'ho incontrata con gli altri candidati venerdì quando abbiamo pulito la villa comunale. È stato un gesto simbolico, ma importante per far capire che a Battipaglia c'è questa voglia di fare qualcosa insieme. Quindi quali saranno i prossimi step che ha previsto? Guardi, non ho step particolari, nel senso che ci sono quegli step ufficiali che lei ha correttamente individuato, quindi il completamento della lista intesa come blindatura della stessa, ultimare la raccolta delle firme, chiedo scusa. Ha pensato a un eventuale ballottaggio? Nel caso Certo. in cui Mascambruno non dovesse Certo. casualmente raggiungere il ballottaggio, poi che farà? Guardi, qualche minuto fa le ho parlato di un termine, coerenza. Quindi resterà al di fuori. E Certamente, non potrebbe essere se uno altrimenti. dei due candidati e uno di quelli di cui parlavamo prima, che comunque in qualche modo hanno accattivato la sua attenzione con un programma un po' più interessante rispetto agli altri, potrebbe perché no appoggiare Guardi, almeno l'altro, no? proprio ospite della sua trasmissione, lei rimase un po' stranita da una mia affermazione forte che poteva essere, insomma, voglio dire, interpretata male. Io le dissi non voglio fare il consigliere e lei mi disse o sindaco o Ah sì, niente. perché Non so se ricorda questa sì, vero, cosa. vero, vero, vero. Sì, allora in realtà le dissi all'epoca voglio chiarire, io non è che non rispetto la volontà del cittadino, al contrario, do un grande significato alla stessa. Il significato invece reale della mia espressione forte era non ho costruito questa lista per Me raggiungere il quorum stesso, per certo. andare a fare il consigliere. Non è assolutamente questo l'obiettivo. Diciamo che, indipendentemente dalla mia candidatura, se nella prossima settimana Paolo Rocca Comite Mascambruno, le persone che stanno attorno a lui, il movimento Battipaglia Viva, decidesse per un qualunque motivo di non candidarsi, perché non ce ne sono i presupposti, oppure perché il programma è stato interamente recepito dagli altri candidati, o cose del genere, per un qualunque motivo. Che senso avrebbe appoggiare il candidato A o il candidato B? Battipaglia Viva lavora per Battipaglia, per i cittadini. Le professionalità sono a disposizione di chiunque. Se c'è Ah, il certo, è candidato chiaro. o non candidato, guardi, questo è importante, candidato o non candidato, che si rivolga a Paolo Rocca Comite Mascabruno o qualunque soggetto impegnato in Battipaglia Viva. Perché mi serve questo rapporto con gli Angels, ne parlavo qualche tempo fa, i finanziatori d'oltremanica.
Tranquillo, lo chiamiamo insieme, andiamo in Inghilterra. Sono stato a Londra per piacere, ma non ho evitato di incontrare una persona che mi poteva ritornare utile per Battivaglia, cioè uno di questi Angers, insomma, voglio dire. Quindi la risposta è: non appoggerò nessuno, Battivaglia Viva sarà una sorta di liberi tutti, nel senso che ognuno poi è un cittadino. Voterà chi ritiene opportuno. È un cittadino, voterà chi è opportuno debba votare. Questo lo dico proprio anche per calcare ancora di più la mano su quello che mi diceva prima, quale candidato appoggia. Battipaglia Viva appoggia la voglia di cambiare Battipaglia davvero, con coerenza. E allora, vogliamo fare, no, l'appello lo faremo più avanti quando andremo a fare poi il confronto con tutti certo. i 15.000 candidati, speriamo di no, insomma, aspettiamo, ovviamente, noi siamo aperti, lo diciamo sempre, noi siamo aperti a tutti, per cui, insomma, se magari per una dimenticanza, ma noi stiamo cercando di chiamare veramente tutti, siamo dietro anche ai 5 Stelle, ma finché non viene fuori il nome del candidato sindaco, insomma, è un pochino difficile, poi sai come sono attenti loro a non partecipare senza il benestare. Giustamente dei loro referenti, per cui vedremo, aspettiamo, invitiamo anche qualche altro candidato, li ha invitati anche pubblicamente, insomma, ad uscire allo scoperto, sì, addirittura ad aggregarsi. Inverso in realtà ha tentato questo approccio, però per quello che ho potuto capire, insomma, i 5 Stelle se vanno per conto loro, punto, insomma, non credo. Guardi, che... io non ho problemi a frequentare gli altri candidati, lo continuerò a fare, anche oggi incontrerò un'altra fazione politica, un altro candidato, non ci sono problemi. Finiti, a farlo. Non aveva incontrati tutti Mascan Bruno ancora. Li sto incontrando con una cosa. Ah, di nuovo? Ah, ok. No, perché ma, quando c'è il dialogo, ma quando c'è il dialogo continua, guardi, Enzo. Beh, un confronto. Enzo certo. Inverso è un caro amico. 2 giorni fa abbiamo preso l'ultimo caffè insieme, capita molto spesso. Motta l'ho incontrato anche presso il suo stabilimento, l'ho incontrato, insomma, voglio dire, davanti alla sua sede elettorale. Tozzi lo vedo spesso viaggiare in auto, mi apre il finestrino e ci salutiamo amabilmente. Le ripeto, siamo competitori, non siamo avversari o nemici. Meno male, insomma, meno questo, credo che poi sia. Voglio giusto. Dire, guardi, la politica dell'accusa non mi appartiene. Io devo parlare di me, devo parlare delle cose che ho da offrire. Poi è comodo dire quella persona rappresenta la vecchia politica. Guardi, io penso che una persona che rappresenta la vecchia politica sia sotto gli occhi di tutti. A Battipaglia, come me, ci vivono tante persone da tantissimi anni. Io di anni ne ho 41, quasi 42, e le posso dire i nomi quasi di tutti i sindaci che ricordo, insomma, c'è chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio. Io personalmente apprezzo chi ha fatto, anche sbagliando. E questo... Beh, certo, chi non fa non sbaglia, no? Guardi. È chiaro, lo sappiamo che è così. Allora, ringraziamo Paolo Rocca Comite Mascan Bruno, lo imparerò, ve lo giuro, prima della fine della campagna elettorale. Ci ritroviamo subito dopo la presentazione delle liste, così facciamo un po' anche il punto della situazione. Appuntamento è per venerdì sera alle 20.30, perché come vi ho detto prima ci sarà una diretta, per cui potrete tranquillamente condividere, insomma, scriverci attraverso Facebook, poi vediamo anche di darvi magari un numero di WhatsApp, così potete anche intervenire in maniera anonima se volete. Avremo in studio Francesco Piccolo, Marco Di Bello, sto aspettando ancora qualche ok da qualche altro collega, il direttore di Sud TV Renato Santese, insomma cercheremo di raccontarvi senza peli sulla lingua quello che i giornalisti, io farò la conduttrice, quindi io non parlo mai di nessuno, lascio parlare gli altri e vedremo che magari esce fuori qualcosa di molto molto interessante. Con i miei colleghi esce sempre qualcosa di interessante. Beh, io, se me lo consente, vorrei chiudere appunto con un rinnovato appello a quelle che sono le forze civiche. Io penso che sia l'ultima chance, se non cambiassero gli attuali scenari, qualcosa di nuovo davvero, al di là di quello che possano dire i candidati, mi perdonino, è l'unica cosa che mi permetto, insomma, di contraddire, di nuovo davvero in giro non ce n'è tanto. Al di là, insomma, di un impegno diretto in questa o quell'amministrazione, persone che bene o male hanno fatto qualcosa nel bene e nel male a Battipaglia, ripeto, ci sono un po' in tutti gli schieramenti. Noi offriamo la coerenza e l'alternativa a questo e c'è ancora qualche giorno di tempo. Se qualcuno ritiene di non essere stato rappresentato nel movimento Battipaglia Viva, può sempre rivolgersi a noi, può farlo con la pagina Facebook, può farlo con il mio cellulare, con WhatsApp. Battipaglia Viva, le ripeto, è un contenitore di idee concrete, nel quale l'unica regola è non criticare, agisci.
Grazie mille Rocca Comite, Mascan Bruno, appuntamento quindi a venerdì sera, vi aspetto alle 20:30 qui in diretta su Sud TV. Grazie e buonasera.